Buongiorno, siamo presso la fiera dei piccoli e medi editori di Roma, nella bellissima nuvola appena aperta, e oggi incontriamo il professor Luciano Masi, che è venuto apposta per presentare le sue opere e anche per incontrarci e passare qualche minuto insieme. Sono lieto di conoscere da vicino questa casa editrice con cui collaboro da tempo. Ho scritto con essa tre opere significative. E il motivo per cui mi sono avvicinato, diciamo, a queste tematiche e alla casa editrice è legato ai miei studi, alla mia professione. Io sono uno psicoterapeuta ormai da 40 anni, sono sul campo. Dal 1976 ho visto due generazioni, quindi ho viaggiato nel cervello delle persone esplorando due generazioni. Vi assicuro che ci sono differenze, grandi differenze. Tutto questo mi ha spinto anche a scrivere qualcosa di importante in queste opere che vengono presentate. Il mio campo d'applicazione ordinario è quello della psicoterapia. Ho il mio studio a Roma dove ricevo pazienti di tutti i livelli di patologia, diciamo così. Ma poi mi interesso di ricerche sul cervello, di ricerche soprattutto sui siti dell'ansia nel cervello. Queste ricerche le facciamo soprattutto a Firenze, presso il CEFORP, assieme al dottor Antonio Galli, col quale usiamo strumenti di verifica delle caratteristiche del cervello in azione di tutti i tipi. Uno di questi, il più semplice, è l'elettroencefalogramma, che però non viene usato per scoprire patologie neurologiche come fanno i neurologi, ma per vedere se il cervello, durante lo stato di commutazione, per esempio ipnotica o autogena, si trova nelle condizioni di ritmo alfa, 8-13 cicli al secondo, oppure se ne discosta. Se se ne discosta, vuol dire che l'ansia è annidata in quattro siti. Se è nell'emisfero sinistro, nel frontale sinistro dell'emisfero sinistro, allora evidentemente il problema dell'ansia è cognitivo. Se è invece nel frontale destro, il problema dell'ansia è emozionale. Se è nel temporo occipitale sinistro o nel temporo occipitale destro, è legato a dimensioni inconsce. Quindi tutto questo ci dà la possibilità di andare a sperimentare con gli strumenti scientifici le concezioni psicoanalitiche che da Freud in giù hanno guidato l'azione di noi psicoterapeuti. Per quanto riguarda i libri che ho scritto con Fatà, ho cominciato con i 10 comandamenti secondo lo psicologo. Perché questa tematica, diciamo così, impegnativa, che sfiora anche territori in cui lo psicologo non dovrebbe entrarci per niente, come quello religioso, è perché io ho potuto vedere nel corso della mia lunga esperienza che queste tematiche, che sono state riportate come parole dette direttamente dalla divinità, in realtà sono strutture antropologiche che sono dentro l'essere umano e che spingono all'autorealizzazione. Faccio solo due esempi. Uno, il primo comandamento: io sono il Signor Dio tuo, non avrai altro Dio fuori che me, eccetera. Bene, questo non è un messaggio solo religioso, del messaggio religioso ovviamente io non mi interesso, non è di mia competenza, ma un messaggio antropologico, perché l'idea di Dio è un'idea archetipica, è dentro di noi, è dentro il cervello umano. L'essere umano non può non confrontarsi con questa grande idea, poi può anche arrivare a conclusioni ateistiche o meno, o religiose, quelle è un discorso diverso,
ma il confronto con questa idea grandiosa ti mette al riparo dalla patologia, perché cosa c'è? Se escludi l'idea di Dio, viene fuori automaticamente l'esaltazione, l'ipertrofia dell'io, con tutte le conseguenze patologiche che esso può portare. Prendiamo un altro comandamento che è di facile accessibilità a tutti: non commettere atti impuri, il sesto comandamento. Ora, è evidente che il vero contenuto di questo comandamento è un qualcosa di fortemente realizzativo, cioè rendi puro l'amore. Quando è che l'amore è puro? Quando la sessualità, che è un grande dono che la natura ci ha fatto, è unita al sentimento, è unita all'amore. Se gli esseri umani fossero capaci di amare solamente con il corredo del sentimento dell'amore, l'umanità andrebbe sicuramente meglio. Quindi, come vedete, si tratta di strutture antropologiche che sono dentro di noi. Andando a fondo dei 10 comandamenti, ho avuto lo stimolo anche ad approfondire la mitologia greca, perché dai greci nasce tutto. I greci erano, soprattutto gli ateniesi, gli achei, erano personaggi particolari. Loro popolavano il mondo di divinità, un fiume era un dio, il monte era un dio, eccetera, eccetera. Gli dei stavano su questo monte della Tessaglia, altro 3.000 metri, circondato da nuvolette. A quei tempi non ci si poteva arrivare con gli elicotteri o altre cose del genere, per cui stavano lì. Era la mitologia, ha costituito il fondamento del pensiero simbolico. Senza i simboli non si va da nessuna parte. Infatti gli psicotici, i paranoici, gli schizofrenici, sono persone che non posseggono il pensiero simbolico. Se tu dici a uno schizofrenico: vieni con me e ti insegnerò a volare, in senso metaforico, quello lo prende sul serio e vuole fare l'esperimento di Icaro e Dedalo, non è? Per cui è importantissimo. Allora, attraverso i miti greci si ritrovano tutte le patologie di questo mondo. Il mito di Medea, oggi noi vediamo tante madri che uccidono i figli, eccetera, eccetera. Beh, quando lo fanno c'è sempre un conflitto forte contro il proprio partner o contro il fantasma paterno fantasticato come partner. Prendiamo il mito di Edipo, ha guidato tutta la psicanalisi proprio adesso. Annuncio al direttore della casa editrice che il mio prossimo lavoro sarà il mito di Edipo nella famiglia allargata, perché oggi si stanno confondendo pure i simboli con questo cambiamento, eccetera. Dai miti greci poi ho estratto un mito che mi è molto caro, cioè quello di Narciso, perché noi terapeuti, e quindi arriviamo al terzo libro, Elogio del narcisismo, un po' pomposo perché richiama Elogio della follia di Erasmo, ma insomma è un titolo provocatorio, perché io mi sono accorto di qualche cosa di strano. Noi terapeuti lavoriamo dalla mattina alla sera per far sorgere nelle persone insicure, depresse, sfiduciate, un po' di narcisismo, un po' di amore per se stessi, perché Narciso era uno che amava se stesso, questo è il punto, anche se ha avuto il torto, ahimè, di non accorgersi delle grida disperate della ninfa Eco, perché altrimenti avrebbe realizzato la più straordinaria storia d'amore di questo mondo. Va bene. La cultura ufficiale, a cominciare dalla cultura psichiatrica, veggasi DSM-5, invece si accanisce contro il narcisismo in maniera esagerata. Esso non è da demonizzare, perché è un'energia originaria che ci può far bene, purché non si superi la soglia del delirio. Se è un sano narcisismo, ci si accorge subito. La persona che si fa nutrire da un sano narcisismo è capace pure di autoironia.
ogni tanto si prende in giro da solo. So, questo è il segnale per non andare, non scivolare nell'ambito della patologia. Questo è un po' il quadro del mio rapporto con Effatà. Se ci sono altre domande che mi vuole fare, sono a disposizione. La ringrazio, penso che staremmo qui a ascoltarla per tantissimo tempo. Provi a lanciare un messaggio ai nostri ascoltatori, ai nostri lettori. In poche parole, qual è il filo conduttore di questi libri e qual è l'intento che lei si è prefissato scrivendo questi testi? Il mio intento è legato alla deformazione professionale. Io voglio fare psicoterapia anche attraverso i libri. Voglio dare delle parole di non solo di sostegno, di incoraggiamento, ma anche delle linee guida esistenziali per i lettori, per coloro che leggono questi libri, in modo che possano migliorare qualcosa. Ne ho le prove, perché mi scrivono dei lettori e mi dicono: professore, quando lei ha detto quella parola lì, quel concetto così illuminante, è cambiata la mia vita. E voglio continuare a fare psicoterapia attraverso i libri. Grazie professor Masi, abbiamo fatto un viaggio non solo nel cervello ma anche nella storia, a partire dall'antico pensiero biblico, passando per i greci, arrivando ai giorni d'oggi, alla scienza, perché ha iniziato a fare proprio una riflessione scientifica sul tema del cervello. Grazie ancora. Grazie.